Tutto pronto a letto manopello per il tradizionale appuntamento con le 10 giornate in pietra, in programma da domani venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre. Scopo dell'evento: mostrare il valore della manualità e della lavorazione della pietra della Maiella. Del resto il comune di Letto Manopello gode del titolo di città della pietra. Si comincia col progetto Pietra dell'Integrazione, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha coinvolto ragazzi diversamente abili impegnati nella realizzazione di alto rilievi. Momento caratterizzato dall'intervento dell'ospite d'onore dello scorso anno, Felice Tagliaferri, scultore non vedente. Dal 28 agosto al 4 settembre il centro cittadino diventerà poi ritrovo per scultori e scalpellini che, lavorando sul posto, si confronteranno sulla relazione tra uomo e ambiente. Tema di grande attualità. Sindaco D'Alfonso, quali sono le peculiarità di questa edizione? Tra l'altro una manifestazione nata nel lontano 1997, sono già 25 anni e sarà coinvolta l'intera comunità di Letto Manopello. Sì, quest'anno ci sono tante novità. Abbiamo Ugo La Pietra, un grande artista contemporaneo che verrà appunto a darci i suoi bozzetti, e tanti artisti, anche tante accademie che parteciperanno durante queste giornate realizzeranno, ecco, questi bozzetti proprio di Ugo La Pietra. E poi abbiamo tanti artisti locali, abbiamo artisti che vengono un po' da tante parti del mondo. Insomma, è un'edizione arricchita. Tra l'altro ci stiamo lavorando ormai da 3 anni e inizia a prendere anche una consistenza abbastanza importante proprio come identità del territorio stesso, che quindi Letto Manopello, città della pietra. Ecco, direi significativo anche il tema conduttore tra uomo e ambiente. Perché? Uomo e ambiente perché comunque sia, ecco, la pietra è natura, l'uomo deve in un qualche modo, ecco, lavorarci affinché possano uscire i pietrales, che verranno poi messi all'interno di un circuito cittadino nel centro storico, arricchendo già le 10 già fatte nella passata edizione, e quest'anno, ecco, arriveremo a 30 pietrales all'interno del centro storico. Quindi è un qualche cosa che trova tra l'altro l'interesse di tanti.